qui a Ginevra tante novità per il nostro marchio, a cominciare dalla 595 pista, che è una serie speciale basata sulla nostra vettura di entrata, al quale abbiamo montato lo scarico Record Monza a 160 cavalli e poi con il nostro nuovo sistema U-Connect, grazie alle telemetrie Abarth esclusive, il cliente può guidare contro se stesso e stabilire anche dei record sulle piste europee utilizzando questo nuovo software Abarth all'interno della 595 pista. Poi abbiamo la nuova Yamaha 695 Yamaha XSR, che è frutto di un prodotto, di un nuovo prodotto che la Yamaha ha dedicato all'Abarth, e questo prodotto poi noi lo abbiamo preso anche dal punto di vista tecnico, lo abbiamo esaminato e abbiamo realizzato una nostra serie limitata numerata, quindi sono 695 unità che venderemo a partire dalla primavera, col quale abbiamo un po' replicato il canone stilistico della motocicletta Yamaha, dell'XSR Yamaha, con i innesti in carbonio piuttosto che con lo scarico Akrapovic. La serie limitata 695 XSR avrà fino a 180 cavalli. Per non parlare della 124, la 124 alle mie spalle è il nostro nuovo prodotto di punta, peraltro tra qualche settimana cominceremo il nostro nuovo trofeo Rally 124, dove lanciamo e presentiamo pubblicamente il nostro prodotto Rally 124 Rally, pensate 300 cavalli con un peso entro la tonnellata. È veramente un prodotto, e questo non lo dico io ma lo dicono i piloti che la stanno testando in queste settimane, in questi mesi, francamente mozzafiato. Insieme alla 124 Abarth abbiamo una versione elementare della 124 che è la 124 Scorpione, non è altro che la stessa prestazione della 124 Abarth declinata in un modo più essenziale, più spartano, con meno contenuti stilistici, ma tutta la prestazione del prodotto pronta e disponibile per il cliente che si vuole divertire alla guida di questo eccezionale prodotto. Un grande anno per Abarth, uno stand visitatissimo e pieno di energia, e quindi da Ginevra io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento dell'anno. Grazie.